Buongiorno a tutti, sono Sole, presidente della consulta provinciale degli studenti di Arezzo. In questo discorso parlo a nome di 17.000 studenti delle scuole superiori e questa situazione che stiamo vivendo ci crea profonda delusione. Credevamo che l'uomo avesse ormai acquisito definitivamente i valori del dialogo e della pace. Invece siamo qui, tornati indietro, a commettere di nuovo gli stessi errori, ignorando completamente la storia. Ciò che studiavamo nei testi di storia la ritroviamo tuttora qui nel presente. Tutta la storia dell'uomo è un continuo tentativo di possedere il controllo sulla scienza, sulla natura e sulla vita. Ora invece traballiamo sulla nostra stessa esistenza. Voglio la pace e non la guerra, sembra una di quelle classiche frasi così scontate che quando la dici la gente ti risponde ma dai. Eppure, in questo momento ci risulta che in qualche parte del mondo ragazzi della nostra stessa età, se non più piccoli, impugnano un'arma, spinti dalla paura, perché rischiano la vita stessa. Vivono nel terrore, abbandonando le proprie abitazioni e quelle abitudini per loro consuete. In alcune parti del mondo il cielo è colorato di fumo grigio e non del rosso del tramonto. Le persone perdono la vita per avere i piedi appoggiati su un suolo sbagliato. L'essere umano, con il suo egoismo, si è appropriato di un mondo unito, tracciando e marcando confini, versando sangue. La storia, insieme all'ambiente che ci circonda, rispecchia ciò che l'uomo porta dentro. Evoluto, geniale, innovativo e creatore delle più grandi invenzioni, ma destinata a ricadere nell'eterna banalità. Scusate. Il nostro compito è quello di costruire su basi solide il nostro presente, senza commettere gli stessi errori del passato. La testimonianza dei giovani qui presenti è un passo concreto e vitale per la storia, un messaggio per chi ha il potere di decidere di cambiare.